favoloso. In un precedente video vi avevo detto che settembre era iniziato alla grandissima e no, non perché è arrivato lui e ve ne parleremo presto in un video dedicato, e nemmeno perché è uscito lui. Ragazzi, se lo volete trovate il link in descrizione, figata pazzesca. Ma bensì l'altra novità era che è tornato Luca e con lui un mega progetto che sta realizzando da un anno. Questo progetto però lo vedrete più avanti, mentre al contrario Luca probabilmente lo vedrete nella maggior parte dei prossimi video, perché rimarrà a collaborare con me qui nel Matrilab, con me e Giulio, ma soprattutto con la Makers Academy, portando avanti il progetto Maker Plus. Tanti progetti questa settimana, tra cui questo alle mie spalle che abbiamo appena modificato in corso d'opera, come al solito. Ma una novità, guardate Luca com'è vestito, vai, sfila, eh? Siamo stati invitati da Strauss nel loro pop-up store di Bergamo. Guardate com'è andata a finire. Mai visto un posto del genere? Ho portato i ragazzi allo spazio Fase di Bergamo, dove è stato allestito il pop-up store di Strauss, negozio di abbigliamento da lavoro, disponibile fino al 28 settembre qui. E ragazzi, veniteci a fare un giro, anche perché è appena fuori dall'autostrada, facile da raggiungere. Ora vi facciamo vedere cosa si può trovare al suo interno. Ah, Giulia era già qua. Siamo stati invitati da Engelbert Strauss nel loro negozio temporaneo allestito a Bergamo presso Spazio Fase. Bellissima location che si sposa alla perfezione con i prodotti da lavoro Strauss. Non fatevi ingannare dalle prime immagini però, non è un semplice negozio come quelli che conoscete già. Infatti, se siete come me che non ricordate mai la vostra taglia, guardate cosa trovate all'ingresso. Appena arrivate al pop-up store potete misurarvi. C'è un computer che si prende la taglia, se siete come me che non vi ricordate quali taglia indossate. E non avete dietro la moglie che vi spiega qual è la taglia. Ecco che l'ho specificato. Posso scegliere il modello per poi andarmi a capire anche che tipo di pantalone vorresti. Facciamo un vintage lavoro. Vai. Scelto il capo che volete indossare, vi viene chiesta altezza, peso ed età. E dopo avervi scattato la foto, perfetto, vi indica foto la fatta. Taglia. Nel mio caso la lunghezza del pantalone è un 98. Dopo aver fatto un primo giro panoramico, abbiamo iniziato a provare alcuni capi partendo proprio dall'ultimo arrivato nel Matrilab. Anche qui alle Sciaropetta hai anche il Flex Belt, sì. Ok. Allora che fa ancora, ti dà ancora che è proprio una chicca della vostra azienda, giusto? Questa. Bello. Questo è un. Beh niente, io lo provo assolutamente. Dai, allora, grazie, gentilissimo. Luca, non so perché c'è sta fissa della Sciaropetta. Della Sciaropetta. Una collezione un po' più versatile, stretch, esatto, sì. E vabbè, giusto per farvi un attimo un focus su queste maglie che sono in una lana merinos che diciamo è dedicata all'ambientazione autunnale e invernale, nel senso, sì. Siamo partiti scegliendo il prodotto più importante, e cioè le scarpe antinfortunistiche, che come da normativa si possono trovare in diverse versioni. S1, calzatura antistatica con puntale di protezione per le dita. S2, calzatura idrorepellente con le caratteristiche dell'S1. S3, calzatura con lamina antiperforazione e le caratteristiche dell'S2. Ragazzi, io ho provato un modello S1 super leggero di scarpa, veramente comodissima come delle pantofole. Tra l'altro è dotato di un sistema boa sulla parte superiore, come i miei scarponi da snowboard, che sono ottime perché si chiude molto velocemente e è molto preciso nella chiusura, quindi riuscite a chiudere e sentire letteralmente quanto stringe sul piede. Io invece ho provato un modello S3 per capire se, pur essendo una scarpa super protettiva, rimanesse comunque una scarpa comoda da tenere per un'intera giornata di lavoro, e per questo ho continuato a girare per il negozio con la scarpa. Ma
Matteo si trova talmente bene con quelle scarpe che adesso sta girando per il negozio letteralmente con le scarpe su. Aspetta. Ragazzi, prima di farvi ridere a crepapelle nel vederci con i nostri nuovi outfit che abbiamo provato, vi spiego brevemente cosa stiamo per fare qui. Ci serve un tubo quassù in alto. E fortunatamente un amico mi aveva portato un tubo in metallo e abbiamo detto: abbiamo il tubo, non serve neanche comprarlo. Ci manca però un metro per arrivare fuori. Lì abbiamo giusto un metro, il diametro era quasi simile perché mancavano, la differenza era di 5 mm tra un tubo e l'altro. Abbiamo detto: facciamo una cianfrinatura e poi uniamo assieme e saldiamo, così ci divertiamo un po' anche a saldare. Non credo di aver capito. Te lo spiegherò. Sta di fatto che poi quel tubo là andava agganciato lassù e lì mi sono detto: Matteo, ma vuoi proprio appendere un tubo di 1000 kg quando non hai necessità di un tubo da 1000 kg? E quindi è cambiato il progetto. Ma prima di farvi vedere quello che andremo a fare, guardatevi cosa abbiamo provato io e Luca. Scelte le scarpe, è arrivato il momento di scegliere l'abbigliamento e qui ce n'è per tutti i gusti, dal falegname al giardiniere, dal metalmeccanico al pittore. Tutto abbigliamento studiato per essere comodo per il lavoro, ma allo stesso tempo indossabile anche fuori da questo ambiente. Qui al pop-up store, oltre all'abbigliamento, oltre alla personalizzazione, caffè o bevande gratis. Quindi ha compreso anche il drink al bar. Grazie. Grazie mille. Cin. Cin. Outfit. Cos'è? Tipo quanto costa il outfit, i video che vanno di moda. Vediamo chi di due sta meglio. Ok, dopo in caso nei commenti ce lo scrivete. Siete buoni. Ah no? Guarda che robetta, mi sta bene anche a te? Sono più bene. Sì, veramente comodo, è super elasticizzato sta tutina qua. Ogni volta che guardo queste immagini mi metto a ridere. Io sembro Mad Farmer, mentre Luca mi sembra uno dei Village People. Seriamente parlando, comunque vi posso garantire che i prodotti erano super comodi, ricchi di dettagli che li rendevano esteticamente molto belli ma anche adatti alla vestibilità durante il lavoro. Provato il primo outfit, ci abbiamo preso gusto e abbiamo fatto anche il secondo. Avanti così. Vai, via col secondo. Porca miseria! Sono vestito da festa, tanto. Oh, questi qua sono una cosa stupenda. Super elasticizzati. Io ti dico, Luca, di questi qua me ne prendo quattro paia. Sì, questa qua va fin giù in fondo. Forse sono per le penne queste. Penne, sì. Qua ci fa tutto il pantalone. Stupendo. Che belle che sono. Ecco il sistema. Sì, col boa. Ma la punta? Punta di ferro così. Comunque al pop-up store potete anche personalizzare l'abbigliamento con l'airbrush. Andiamo a vedere. Fanno uno stencil con un taglio laser a fibra e poi aerografo. Io mi sono incantato a guardare il laser. Oh Luca, ma una stazione di verniciatura così. Così sarebbe perfetta, colina. Vedi com'è stata fatta? C'è tutti i forellini per dietro, l'aspirazione è da dietro. E quello là è il filtro? Un filtro. Dopo andiamo dietro a vedere. Sì, dopo andiamo a vedere i dettagli. Parla spagnolo, ma gli ho detto che col dialetto veneto, basta che parlo in dialetto, sì. Io e Luca lo... It's everything is okay. In caso c'è bisogno per il corso di Maker Plus, spagnolo lo facciamo. Corso di Maker... In realtà portoghese. Portoghese di aerografo, se volete... Spettacolo. Alla fine della giornata, dopo esservi scelti l'abbigliamento, dopo essersi bevuti il caffè, dopo aver fatto tutto,
Sorpresa finale, alla cassa. E che sorpresa? Ecco qua, sconto 20% su un prodotto a vostra scelta. Fine. Sui miei pantaloni. Sui miei guanti. Oh, Giulio, le borse più grosse. Bambini felici. Bambini letteralmente. Mi ha fatto shopping. Ecco quindi perché Luca ha i pantaloni nuovi e io le scarpe nuove. Ma non solo, perché ci siamo fatti un scorta di un bel po' di roba e probabilmente andremo a comprarne altra nello store online. Quindi andate a farci un giro perché c'è veramente roba tanto tanto carina e comoda. E adesso vediamo se indovinate cosa stiamo facendo lassù. Da un tubo di 7 metri in ferro pesante 1000 kg a 7 metri di, sì, 7 metri tubo di PVC verniciato. Tagliamo anche delle chiusure provvisorie per ora. Una basta. Ma anche di là, dai. Ah, boh, forse è meglio. Ditemi nei commenti, io la chiuderei. Comunque di qua di sicuro per chiudere la finestra. Vado, vai. Ottimo. Quasi completato, Luca. Perfetto, in bolla. Bene ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti se avete capito a cosa serve quel tubo, altrimenti iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video e capire appunto a cosa serve, oppure se avete ancora 5 minuti guardatevi questo video. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento a sabato prossimo, perché ogni sabato è arrivato il corriere. C'è Angelo. Ciao makers.